fluidificazione dei processi di business, vediamo in questo momento un'evoluzione. Siamo partiti molti anni fa con i centralini, gli PPBX, le infrastrutture per videoconferenza, le LAN WAN su Ethernet, adesso vediamo che si stanno aggiungendo alcuni componenti importanti. L'ultimo componente importante che è stato aggiunto ed è arrivato sul mercato è una soglia, diciamo così, di grande diffusione, non dico maturità perché sulla mobilità non ci sarà mai, però ecco, è la componente convergente fisso mobile e la fluidità, diciamo così, dell'interscambio di informazioni tra smartphone, laptop e tablet, sia dentro che fuori i confini fisici dell'azienda. I componenti che adesso vediamo arrivare però riguardano innanzitutto sul fronte dei device, il nuovo qui Barcellona ci ha dato moltissimi spunti, tutto il fronte della RVR, Augmented Reality e Virtual Reality, il fronte dei sensori, dei wearable che abbiamo già visto applicati anche in qualche azienda nel mondo manifatturiero e trasporti in Italia, e con la permanenza dello smartphone al centro di tutto l'ecosistema. Quindi è lo smartphone che fa da hub e poi ci sono una serie di altri oggettini che parlano tra di loro, parlano anche con gli umani, parlano col sistema, con l'IRP oppure col sistema, con la piattaforma di collaborazione a seconda delle esigenze del lavoratore. Ecco, sono opzioni anche diverse. Vale la pena anche un po' spendere due parole su cosa è per noi lo smart working. Sostanzialmente lo smart working è una nuova modalità di lavorare in un'unica che si basa su due pilastri fondamentali: su come sono fatti gli spazi ufficio, quindi c'è proprio una rivisitazione anche fisica dello spazio. Io infatti lavoro nel real estate, sono responsabile di progetti di trasformazione nel real estate, è una flessibilità anche nella scelta del luogo di lavoro che si traduce nella possibilità di lavorare un giorno a settimana da casa. E in realtà la flessibilità è anche la linea guida che guida, scusate il gioco di parole, la rivisitazione dello spazio, perché lo spazio si va a rivedere anche qui lungo due direttrici, una di sharing, adottando quindi quell'idea di dal possesso all'accesso, che ci dà la dottoressa Rao, del cloud applicato agli spazi fisici. Uno spazio fisico allocato in maniera rigida porta di per sé una spare capacity, noi andiamo a eliminare questa spare capacity, la rimettiamo a fattore. Noi abbiamo a che fare con un network di cioè qualunque sia il player all'interno di questa company, interno all'azienda, quindi gli employee piuttosto che esterno, quindi i fornitori piuttosto che i clienti, sempre più abbiamo bisogno di tenere unita questa diciamo distanza fisica, anche questa assenza di prossimità, proprio per raggiungere obiettivi di efficienza da una parte e di efficacia dall'altra. Mi occupo di smart working in varie forme da una ventina d'anni e diciamo che per iniziare io direi che la consapevolezza è importante da condividere, che tutte le aziende del mondo, ma a maggior ragione quelle italiane che quelle che ci interessano, sono sedute sul tesoro. Questo tesoro è rappresentato dal liberare delle risorse che oggi vengono utilizzate per lavorare in maniera tradizionale e finalizzarle a abilitare appunto modalità di lavoro supportate dal digitale. Anni fa, appunto all'inizio, una ventina di anni fa, per vendere soluzioni di videoconferenza si faceva sempre il paragone con le trasferte e i viaggi. Abbiamo smesso perché basta, l'abbiamo detto. È peccato che incontrando HR o direttori di operation di grandissime aziende italiane, poi si scopre che sopra le due ore tutti i loro dipendenti viaggiano in business. Quindi incentivazione del viaggio, no? Oppure che quando c'è una riunione bisogna essere tutti in ufficio, ma non in un ufficio qualunque, no, in quell'ufficio. Quindi per schedulare un incontro, a parte che ci vuole un mese e mezzo, perché tutte le persone si trovano a Milano, in quella sala d'onore, eccetera. E poi, comunque, tutte le persone viaggiano e si trovano lì. Perché? Perché la trasformazione digitale non è ancora, le possibilità offerte dal digitale non sono ancora avvenute. Il mondo della sanità in Italia è un mondo assolutamente obsoleto dal punto di vista organizzativo, di processo e anche di costruzione di building, ma anche proprio dell'efficientamento e dell'evoluzione e digitalizzazione della parte proprio strutturale
che si porta dietro poi una serie di vincoli anche dal punto di vista proprio della innovazione in termini di integrazione tra gli strumenti diagnostici e anche la parte facility, che dicevamo prima, la parte ingegneria clinica e la parte di information technology. Noi abbiamo affrontato da un anno e mezzo a questa parte una roadmap di trasformazione digitale che prende più punti, sicuramente la parte building, stiamo costruendo tantissimo di nuovo, costruiremo un nuovo Galeazzi, costruiremo un nuovo pronto soccorso a San Raffaele, assolutamente tecnologico, con una serie di feature che ci permettono di efficientare al meglio gli spazi, non tanto per i pazienti, ma per esempio gli spazi in sala operatoria, perché evidentemente le sale operatorie comunque hanno un numero limitato, 10, 20, 30 sale operatorie, ma noi abbiamo 4.500.000 pazienti anno da curare. La nostra esperienza in termini di collaboration, smart working, smart in generale, è un'esperienza, diciamo, non codificata, nel senso che di volta in volta abbiamo visto, vediamo e vedremo immagini delle tecnologie che emergono e che di fatto finiscono per cambiare il nostro modo di lavorare, cambiare il nostro modo di fare il prodotto, cambiare i nostri prodotti. E qui entriamo in una digitalizzazione più spinta, ma oggi parliamo più di, voglio dire, tecnologie smart. Quello che abbiamo visto e stiamo vedendo è che tanti tool, la presenza di tanti tool, come diceva, di cui non manca assolutamente, c'è un tool per far tutto oggi sicuramente, no? Questi tool abbiamo visto che di fatto stanno cambiando, ci inducono a cambiare, a volte ci suggeriscono di cambiare il nostro modo di lavorare. E non è solo il lavoro impiegatizio, perché è il lavoro di coloro che sviluppano il prodotto, è il lavoro di chi sta in negozio. Noi abbiamo una rete retail, no? Abbiamo nel mondo centinaia e centinaia di negozi, siamo una società multinazionale. E di conseguenza di volta in volta sono tecnologie che cerchiamo di considerare per verificare il beneficio che portano. Perché sì? E facciamo parte però del grande gruppo Orange, che al suo interno ha un po' tutte le cose che avete raccontato, i grandi uffici, le fabbriche virtuali, perché le facciamo, creiamo prodotti virtuali, tutte le problematiche organizzative complesse di una grande organizzazione. La strategia che seguiamo noi è un po' diversa, è globale per natura, quindi vuol dire che siamo distribuiti in 160 paesi, alcuni uffici arrivano a 100 persone, altri non li abbiamo, cioè c'è l'ufficio ma non ci sono le persone, perché magari lavorano da casa, per quella che arrivano in ufficio perdono due ore. Da quando sono entrato in azienda, primi anni 90, ovviamente ho vissuto una proliferazione di tool, infrastrutture, piattaforme, tali per cui a un certo punto dovevo chiedere ai miei colleghi cosa usiamo oggi per fare la videoconferenza, perché finivo sempre sul bridge sbagliato, perché ne avevamo due o tre diversi, quindi non sappiamo mai su quale piattaforma avremo. Cioè, ci riorganizziamo intorno al cliente, intorno al progetto. Le factory sono sì codificate in alcuni punti del mondo, ma dato che è tutto software, non sappiamo esattamente da dove arriva lo sviluppo che ci serva, e il supporto che ci serve, perché noi abbiamo la parte di produzione, abbiamo la parte di supporto che è altrettanto importante, la parte operativa. Abbiamo dei centri di competenza importanti per discorsi di offshoring e di efficienza, così come abbiamo persone molto competenti e molto costose che devono essere estremamente mobili, raggiungibili, lavorare nel momento in cui serve, da qualunque punto, con qualunque device, senza limitazioni. La complessità legata alla natura del lavoro, alle esigenze del mercato, se non fossimo così smart, la concorrenza sarebbe più smart di noi, quindi non riusciremmo a arrivare per tempo a fare quello che facciamo. A un certo punto però non avrei saputo dire a un mio cliente qual era nella lista delle priorità, certo devo avere una strategia di collaboration e di smart working, devo avere un coinvolgimento delle persone, avere il management coinvolto, ma da dove parte? Molto funzionale, piena di sale e riunioni. Ed è, sembrerebbe un controsenso, no? Perché uno dice, ma perché hai fatto la sede se vieni qua a parlare di smart working? Ma proprio perché è stata già pensata con open space e tutto quanto. Quindi a questo punto noi dobbiamo come ICT proporre dei vestiti su misura per poter in qualche maniera incentivare l'utilizzo di questi spazi. Cioè, nel senso, io quando faccio un contratto con un lavoratore che so che dovrà lavorare da casa, per dire, come lo tratto? Come in qualche maniera lo normo, no? E questo è un tema che io non so rispondere, per quello che dicevo, sono venuto qua a imparare, proprio perché
è un tema che non saprei dare una risposta, però è un tema importante. Però calcolate che ogni sussidiaria, per la tipologia di servizio, non parlo più di prodotto ormai, ma parlo di servizio che andiamo ad offrire, è molto legata al paese in cui lavora. Il Brasile lavora in un certo ambito, in un certo modo, l'Italia ovviamente lavora in un altro ambito, sapete tutte quelle che sono state le evoluzioni soprattutto nel mondo del food e dell'elettronico legato al mondo del ticket restaurant, la UK lavora solo sul mondo del welfare perché non hanno incentivi da. Quindi un'azienda molto diversificata al proprio interno legata a quelle che sono le realtà, con una componente centrale che diciamo aveva un controllo molto pieno. Quindi Edenred si è trovata in questi ultimi anni a stravolgere completamente il proprio business e quindi i rapporti interni ed esterni, avvicinandosi più ai clienti, avvicinandosi più ai beneficiari, un po' quello che diceva il dottor Zambarbieri, il fatto che io devo capire il mio utilizzatore, che è il mio beneficiario, non tanto il mio cliente, perché il mio cliente lo conosco ormai bene, so chi è Poste, so chi è Unicredit, so chi è Versace, ma i dipendenti di Versace, quindi le persone che usufruiscono del mio prodotto, cerco di capire sempre di più come lavorano, o meglio, come lo utilizzano, cerco di andare sempre più vicino a loro, portando sempre di più un concetto di digitalizzazione in azienda.